Bartolomeo, presente. Caputo, Caruso, presente. Cesario, Cesario, Cipparrone, sì. Cito, sì. Commodaro, presente. Di Nardo, no. Falbo, presente. Sì. Falcone, Fabio Falcone. Formoso, no. Frammartino, assente. No. Fuoco, fuoco, assente. Giustifico. Gervasi, Lucente, assente. Mazzuca, no. Morrone, Nigro, Nucci, no. Paolini, assente. Perri Francesco, sì. Perri Giovanni, no. Perugini, assente, giustificato. Quintieri, sì. Ruffolo, sì. Sacco, sì. Salerno, Savastano, Spadafora Francesco, sì. Spadafora Giuseppe, sì. Spataro, Spataro assente. 19 presenti. Constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta. Prima di dare avvio all'inizio dei lavori, vista la recente scomparsa del padre di un consigliere comunale, il consigliere Quintieri, pregherei il Consiglio tutto di tenere un minuto di silenzio. Grazie. Quindi chiamo a fungere da scrutatori per la maggioranza il consigliere Gervasi e il consigliere Cito, per la minoranza il consigliere Sacco. Quindi al primo punto all'ordine del giorno, l'unico punto all'ordine del giorno, abbiamo la rinegoziazione dei prestiti ordinari della Cassa Depositi e Prestiti ex articolo 5 del 27/10/1995 e per una breve illustrazione del punto che è già anche passato in commissione do la parola al Vice Sindaco con delega a ramo, l'assessore Vigna. Innanzitutto chiarisco un po' gli aspetti relativi, come ho fatto stamattina in commissione,
all'esigenza di convocare anche con urgenza questo consiglio. L'urgenza nasce da una possibilità che si è aperta o che si dovrebbe aprire nelle prossime ore, relativa alla rinegoziazione appunto dei mutui aperti presso la Cassa Depositi e Prestiti da parte appunto di enti, da comuni, province e le città metropolitane. Perché parlo e mi riferisco di questa sorta di finestra? In quanto questa attività di rinegoziazione, che allo Stato risulta oggettivamente vantaggiosa per tutti gli enti locali, in quanto permette di allungare la scadenza dei mutui, avere dei benefici in termini di flussi finanziari, però nel contempo applicare dei tassi attualizzati, quindi inferiori sicuramente, in quanto ad oggi, come ben sapete, il mercato offre delle possibilità migliori rispetto appunto a quelli che erano stati utilizzati appunto negli anni 80 e negli anni 90. Perché si è aperta questa finestra? Perché questa rinegoziazione, è bene precisarlo, in base al dettato anche della Cassa Depositi e Prestiti, era possibile solo per i comuni che non si trovavano appunto in una situazione di esercizio provvisorio, ossia i comuni che della sostanza erano ancora in attesa appunto di approvare il bilancio di previsione, non potevano accedere a tale strumento. Che quindi eliminava, diciamo, questa possibilità per circa il 98% degli enti, in quanto sono ad oggi i comuni più piccoli ad aver approvato il bilancio di previsione, non per colpa dei comuni, ma per il fatto che, come tutti sanno, vi sono anche dei ritardi nella stima anche del volume dei trasferimenti da parte del governo, che rappresenta la base anche su cui calcolare poi il bilancio di previsione. Però si è aperta una finestra, nel senso che, per come confermato in una nota che formalmente il sottosegretario per gli affari regionali, l'onorevole Gianclaudio Bressa, ha trasmesso al presidente dell'ANCI, nota nella quale ha manifestato l'intenzione del governo di inserire nel DL enti locali, che dovrebbe, diciamo, essere emanato dal decreto legge enti locali, dovrebbe essere emanato dal prossimo Consiglio dei Ministri, una sorta di eccezione, cioè offrendo quindi la possibilità a tutti gli enti locali di rientrare in questa rinegoziazione, considerando però che la scadenza per la presentazione della proposta di deliberazione e dell'eventuale determine a contrarre scadrà appunto venerdì 12, quindi domani mattina. Appena arrivata questa comunicazione abbiamo inteso convocare immediatamente il Consiglio affinché domani mattina gli uffici possano recarsi insomma, a Roma e consegnare a mano tale documentazione. Perché non mi dilungo, diciamo, su analisi di tecniche bancarie, perché nelle stesse anch'io troverei difficoltà, ma la struttura dell'operazione è semplice. Noi oggi abbiamo un debito residuo da mutui per investimenti che è di 64 milioni 164. Non tutti questi questa somma sarà oggetto di rinegoziazione, in quanto per come evidenziato dalla Cassa Depositi e Prestiti, solo determinati mutui aventi determinate caratteristiche possono rientrare appunto in questa rinegoziazione. Tra questi vi è una limitazione relativa alla durata, alla scadenza, al capitale residuo, eccetera, cioè facendo un filtro rispetto a quello che appunto sono i criteri di selezione, la stessa Cassa Depositi e Prestiti, e troverete l'elenco allegato appunto alla deliberazione di Consiglio, ha evidenziato i mutui che possono essere oggetto appunto di questa rinegoziazione per un totale di circa 15 milioni e mezzo, con il guadagno in termini finanziari immediato, evidente, in quanto
si prevede l'allungamento delle scadenze al 31/12/2044 per tutto il volume dei mutui, ma con un approccio, diciamo, in termini finanziari che permette nei prossimi 4-5 anni delle rate anche inferiori, con un risparmio anche su quelli che sono gli oneri finanziari, in quanto viene applicato un tasso inferiore rispetto a quello applicato nel momento dell'erogazione. Un esempio, un mutuo, diciamo, che oggi ha un debito residuo di circa 22.000 euro, il primo dell'elenco, era stato erogato con un tasso del 5,597. Oggi, a seguito della rinegoziazione, sarà applicato il tasso del 4,562. Questo è un esempio. In termini pratici, dalla rata diciamo, di 7,41 più 6,16 si arriverà in media ad una riduzione che è pari circa al 15%. Questo vale appunto per questo volume di mutui che ad oggi, attualizzando, diciamo, il calcolo, è chiaro che poi non possiamo prevedere i tassi da qui a 15 anni, però è evidente che la situazione attuale è una delle situazioni migliori che possa presentare il mercato. Quindi immaginare drastiche riduzioni nei tassi di riferimento appare, diciamo, oggettivamente poco possibile, anzi possiamo prevedere in maniera forse più logica un aumento dei tassi in futuro. Questo oggi sostanzialmente prevede, ci permette di stabilizzare il tasso ad un livello, ad una quota estremamente bassa. Ad oggi credo che si possa anche immaginare una sorta di riduzione di risparmio intorno alle 650-600 mila euro. E questo già di per sé rappresenta un dato importante, ma tale operazione, anche se fosse, diciamo, a costo zero, rappresenterebbe comunque una possibilità importante per gli enti locali. E dimostrazione di tutto ciò sta nel fatto che praticamente quasi tutti gli enti locali che hanno delle dimensioni debitorie importanti stanno facendo e hanno fatto pressione presso il governo, presso l'ANCI, per poter rientrare in questo processo di rinegoziazione, perché oggettivamente, diciamo, facilita ed aiuta soprattutto dal punto di vista finanziario, che è la parte di criticità maggiore degli enti locali, in una fase diciamo, economica anche difficile. Quindi noi ci auguriamo, lo dico anche con spero un certo ottimismo, di portare a termine l'operazione. Non dipende da noi, nel senso che noi, come dicevo prima, concluderemo tutto l'iter attraverso la Cassa Depositi e Prestiti domani mattina alle 10 a Roma. Però è chiaro che in tale direzione è fondamentale un intervento del governo, al quale ho dimenticato prima di evidenziarlo, cioè è stato, diciamo, chiamato in causa anche il presidente dell'ANCI Fassino, che ha scritto a tutti gli enti locali, come lo stesso sottosegretario alla presidenza del Consiglio, per appunto invogliare a questa procedura di rinegoziazione. E quindi, insomma, siamo estremamente fiduciosi, perché credo che una pressione importante, quindi dell'Unione dei Comuni, una presa di posizione, insomma, del sottosegretario agli affari regionali, insomma, ci fa ben sperare che comunque per tutti i comuni che entro tale data avranno comunque messo a posto tutte le procedure autorizzative non ci dovrebbero essere problemi. Ad oggi è chiaro che, considerando che, diciamo, la parte relativa all'indebitamento sugli investimenti ha negli ultimi anni, diciamo, avuto un blocco per ovvie ragioni, in virtù della situazione economico-finanziaria dell'ente, l'ente ha acquisito solamente, diciamo, prestiti in virtù del DL35 e del DL102, che sono altra cosa perché sono anticipazioni di liquidità. Gli investimenti su mutui
hanno avuto, diciamo, una netta diminuzione, in quanto in questi 4 anni sostanzialmente sono stati assunti mutui per importi non superiori alle 900.000 euro, quindi di per sé, diciamo, il freno c'è stato. È chiaro che insomma, parliamo ancora di un importo a residuo notevole, insomma, circa 68 milioni. Ma che però, insomma, testimonianza sta nel fatto che, diciamo, siamo riusciti e riusciremo comunque a rispettare tutte le scadenze, perché i mutui di per sé rappresentano una grande possibilità al momento dell'erogazione, però poi se non si rispettano le scadenze semestrali di ogni anno nel rimborso da quota capitale e quota interessi, poi si rischia di non ottenerne più. Rassicuro il Consiglio, la cittadinanza, che l'ente fino a oggi, e continuerà a farlo anche, diciamo, in futuro, ha sempre rispettato le scadenze nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti e di tutti gli enti finanziatori. Questo rappresenta un risultato importante, significativo, che speriamo anche in futuro di raggiungerlo come l'abbiamo raggiunto negli anni precedenti. Grazie. Sì, a questo punto non si registrano interventi. Ha deciso di intervenire il consigliere all'ultimo momento, il consigliere Ambrogio. Veramente, Presidente, ascoltavo con interesse l'intervento. Di solito fa segno prima, però non c'è problema. Le chiedo scusa per non aver fatto segno prima, me ne ravvederò la prossima volta. No, semplicemente capiamo che possiamo capiamo che questa pratica è arrivata così velocemente anche per le ragioni che ha spiegato bene l'assessore al ramo e vice sindaco. Avremmo voluto più coinvolgimento stamattina in commissione, non abbiamo potuto partecipare per il ritardo dei lavori, poi avevamo preso altri impegni e tutto sommato non vogliamo creare alcun problema, anche perché siamo convinti della validità della pratica e soprattutto dell'importanza che la stessa potrà avere anche per il prosieguo della vita amministrativa nel corso dei prossimi anni. Naturalmente voglio, me ne darà atto, ma l'ho già fatto l'assessore, voglio dare atto all'ANCI nazionale per lo sforzo profuso nei confronti del governo per cercare di inserire e estendere a tutti i comuni, appunto, di entrare nel DL enti locali, anche a quei comuni che non hanno avuto la possibilità di approvare il bilancio. Quindi, a nome del Partito Democratico, mi sento di dare parere favorevole, quindi voteremo favorevolmente la pratica. Grazie. Si è iscritto a intervenire il consigliere Caruso. In anticipo? No, subito dopo. Buonasera, grazie Presidente, solo per una precisazione. Risulta che stamattina la Commissione Bilancio si sia svolta nella regolarità, nella completa partecipazione di tutti i componenti e di chi era presente al momento. Ha lamentato una mancata partecipazione in Commissione. Io ancora riesco a capire quando qualcuno parla e a comprendere l'italiano. Lei ha lamentato una mancata partecipazione e coinvolgimento in Commissione. Io ribadisco che la Commissione stamattina si è regolarmente svolta. Si è svolta con un leggero ritardo nell'ambito dell'ora consentita di tolleranza da regolamento, perché io credo che se si prendono impegni nell'ora di tolleranza non si può poi, diciamo, puntare il dito contro un ritardo e contro un mancato coinvolgimento in commissione. Quando io sono arrivato, io stamattina sono arrivato con una mezz'ora di ritardo perché esistono anche altre situazioni, altri contrattempi che fanno parte della vita quotidiana, però la commissione si è regolarmente svolta e tutti hanno avuto modo di comprendere l'argomento, eventualmente chiedere chiarimenti e votare, valutare ed esprimersi. Quando sono arrivato io alle 11:40, la commissione era fissata per le 11, ho visto che lei aveva
come ha ribadito proprio adesso, degli impegni inderogabili, perché l'ho visto davanti al bar San Nicola discutere con alcune persone. Io in quel momento entravo dentro il palazzo del Consiglio Comunale per fare commissione che si è regolarmente svolta. Grazie Presidente. Grazie, no, per fatto personale, perché mi dispiace dover rispondere al collega che si è sempre mostrato corretto all'infuori di questa sera con questa sua esternazione. Allora, noi eravamo dalle 10:30 in commissione, anche perché siccome avevamo avuto la corretta telefonata, aveva preannunciato la telefonata il vice sindaco con grande garbo istituzionale, dove chiedeva alle forze di partecipare, lo stesso garbo che non ha usato il presidente, arrivando con 40 minuti di ritardo alla commissione da lui presieduta. Semplicemente questo. E consigliere Caruso, lei avrà la possibilità di replicare. Consigliere Caruso, 40 minuti avrà di possibilità ritardo. Di replicare. No, ci sono i verbali. 40 minuti di ritardo, anzi siamo andati via io e il collega Cipparrone, e i colleghi che erano presenti di maggioranza possono dare atto a me o al presidente se dico il vero io o se dice il vero, ma possiamo controllare i verbali. Il presidente è arrivato con 40 minuti di ritardo, presidente di quella commissione. Grazie. Consigliere Caruso per replica. No, è consentito al regolamento. No, rinuncia. Rinuncia. A questo punto passiamo. Allora, se qualcun altro si vuole intervenire, però invito a farlo adesso, perché così, voglio dire, evitiamo di... Quindi il consigliere Perri, poi non si registrano ulteriori interventi, grazie. Signor Presidente, sarò brevissimo. In premessa io vorrei porgere il mio pensiero al collega Lino Di Nardo, a cui auguro che il grave problema che ha colpito la sua famiglia possa presto trovare positiva soluzione. Vanno a lui e a tutta la sua famiglia i miei più sentiti auguri. Per entrare nel merito, io non voglio essere partigiano di chi è arrivato in ritardo, di chi c'era prima e non c'era dopo, ma mi soffermo sul fatto e sull'importanza della pratica che è stata portata all'attenzione del Consiglio Comunale. Perché responsabilmente, credo che lo farà anche l'intero gruppo dell'opposizione, responsabilmente l'amministrazione comunale ha accolto l'invito che da parte dell'ANCI e quindi attraverso poi il Ministero è arrivato alle amministrazioni che, in difetto di approvazione dei bilanci di previsione, avevano questa finestra breve ma importante, potevano accedere al rifinanziamento, alla richiesta di rinegoziazione dei mutui, sia pure parzialmente, lo ha detto molto bene l'assessore, il vice sindaco, perché responsabilmente quando c'è da approvare, discutere, approfondire un atto, i consiglieri comunali di Cosenza si svestono dall'appartenenza e nel solo interesse di tutta la collettività amministrata dei cittadini si propongono per approvare un atto che nella sostanza farà risparmiare all'incirca 500-600 milioni e 1000 euro ai bilanci dell'ente, quindi significherà un'economia nel corso degli anni, anche se questo significherà anche prolungare di 2 o 3 anni il debito a suo tempo contratto. Si tratta di tante richieste di finanziamento di mutuo per opere piccole o meno importanti o meno importanti. Certo è che questo sarà. E il mio intervento vuole andare in questa direzione, invitare l'amministrazione comunale affinché queste pratiche che producono economie
vengono portate all'attenzione del Consiglio Comunale, perché credo che questo tipo di pratiche, sia pure in altro modo, in altra direzione, come per esempio ridurre e abbattere i costi per quanto riguarda le consulenze, ridurre e abbattere i costi per quanto riguarda alcune spese, secondo me, non importanti per rendere la vita meno difficile, la vita dei cittadini, possono andare in direzione del risparmio delle tasse comunali a tutti arrivate, credo a me sicuramente ne sono arrivati tre, le cartelle esattoriali per quanto riguarda la TARSU IMU, perché i comuni nella loro interezza hanno più che raddoppiato dal 2009, più che raddoppiato le cartelle esattoriali, cioè le tasse comunali. Credo che una buona amministrazione si deve distinguere proprio attraverso politiche di spesa improntate verso l'economicità e guardando a quello che il cittadino è costretto a pagare per servizi non sempre totalmente o completamente soddisfacenti. L'amministrazione comunale credo che questo lo può fare, lo debba fare, perché ci sono i margini, i termini per portare avanti questo discorso, e noi, io mi impegno, quando sarà in discussione di lì a qualche mese, credo nel prossimo mese, il bilancio di previsione dell'anno 2015, mi adopererò perché qualche spostamento, qualche taglio ai bilanci di spesa venga fatto e proiettato invece al risparmio per quanto riguarda le entrate, quindi le tasse comunali. Io spendo un'altra parola in favore di tutti quei dipendenti delle cooperative sociali, 500 circa dipendenti, che grazie al loro lavoro, alla loro serietà, al loro impegno, riescono, stanno dando un grosso contributo, riescono a far apparire la città più bella e meno brutta rispetto al passato. Questo è un merito che va dato a loro, e dico questo perché credo che qualche attenzione maggiore, queste categorie di persone, l'amministrazione comunale ha il dovere di farlo, perché so che hanno uno stipendio mensile veramente quasi da fame, insomma, dobbiamo anche in questo impegnarci per far sì che le famiglie, le cooperative sociali, e quindi di conseguenza il trasferimento verso coloro che operano in queste cooperative sia più sostanzioso, perché se fanno il loro lavoro lo fanno bene, fanno fare bella figura all'amministrazione comunale. Credo che l'amministrazione comunale si deve far carico del fatto che la somme che vengono erogate a queste persone sono veramente il minimo vitale di sopravvivenza. Ecco perché il mio voto sarà un voto sicuramente favorevole alla proposta formulata con molta intelligenza da parte del Vice Sindaco, perché questa economia, questo impegno verso l'economicità della spesa va portato avanti con maggiore forza e con maggiore convinzione, proprio perché si deve modificare il modo di concepire la spesa e l'entrata, perché la spesa va fatta in modo oculato, e ognuno, e nel momento in cui si vanno a impegnare somme pubbliche bisogna pensare che queste somme pubbliche sono somme che appartengono ai cittadini, queste somme pubbliche sono somme che si accumulano attraverso l'esborso che i commercianti, gli artigiani, le famiglie pagano per garantire la vita all'ente e quindi i servizi che l'ente poi eroga. Di conseguenza il mio voto sarà favorevole con grande convinzione. Grazie. Si è iscritto a intervenire il consigliere Cipparrone. Grazie Presidente, ma proprio brevemente, perché la polemica accesa dal consigliere Caruso non merita. Noi di tanto in tanto votiamo anche delle pratiche in favore della città e per il bene dei cosentini, come dice sempre il consigliere Commodaro. Poi quando ci capita veniamo anche attaccati per non essere precisi e puntuali alle commissioni. Ma io, dato che sono stato citato e sono stato colui che insieme al consigliere Marcambrogio sono andato via, perché io dalle 9 fino alle 12, alle 11.40 ho svolto il mio buon lavoro retribuito dal gettone di presenza e ho partecipato a tutte le commissioni. Il vice sindaco
le parole del vice sindaco sarebbero state più consone ascoltarle nella sua commissione per venire qui in consiglio e votare la pratica, come faremo d'altronde anticipato dai colleghi consiglieri. Però sindaco, capita spesso che quando abbiamo in mente di votare le pratiche siamo sempre attaccati, perché o siamo scorretti o non partecipiamo alle commissioni o siamo poco attenti, ma mi sembra che siamo sempre attenti e vigili, perché non è che in questa città, sindaco, si può parlare sempre dei rom e rumeni. Ci sono anche queste pratiche importanti che, grazie al buon lavoro che riconosciamo sempre, mi sembra, no vice, sì, riconosciamo sempre il buon lavoro che il vice sindaco in questi 4 anni ha fatto per il bene della città, e abbiamo il coraggio di metterci la faccia e dirlo davanti ai cittadini, che quando le pratiche fatte bene e dove riuscite a recuperare, poi siete voi che amministrate e sapete come spenderle. Io mi auguro che si spendano sempre in favore dei cittadini. Vi alzate e dite la vostra. Il consiglio comunale, consigliere, serve a questo, non alzare e fare presenza. Vi alzate, vi fate ascoltare, perché i cittadini nemmeno vi conoscono, in tanti non sanno nemmeno chi siete. Però non possiamo sempre essere attaccati noi che siamo presenti nelle commissioni. Torno a ripetere, io sindaco, questo problema delle commissioni sarà un problema per molti, ve lo posso garantire. Noi che vogliamo votare le pratiche di questa amministrazione, fate dei ritardi e con sgarbo istituzionale, dice sì. Io e il consigliere Marco Ambrogio non abbiamo ricevuto telefonata da nessuno perché motivava quel ritardo. Abbiamo pensato di venire lo stesso sindaco in consiglio e votare la pratica. Sapevamo che c'era la sua relazione, quindi per me dei cosentini, come abbiamo già anticipato, però alle commissioni, consigliere Caruso, fate più attenzione, vi prego, perché se no pubblicamente facciamo un protocollo di interesse. Non ci paghiamo i gettoni di presenza, non è detto che ci dobbiamo pagare, dobbiamo essere retribuiti, quando poi ad ogni momento siamo sempre noi della minoranza quelli che sbagliamo. Oggi non abbiamo sbagliato noi, sindaco, oggi siamo stati presenti tutti quanti, perché questa pratica è una pratica importante per la città di Cosenza. Siamo stati attaccati, ce ne dispiace, voteremo la pratica, vice sindaco, però questo non lo faremo passare più alle commissioni. Grazie. Allora, conclusi gli interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto. Popolo Civico, Buongiorno Cosenza, annuncia assente. I moderati, consigliere Spadafora, rinuncia. Uniti per Paolini, sindaco Sacco, rinuncia. Italia dei Valori, Fermartini, assente. Se il convento da Cipparrone, rinuncia. API, Alleanza per l'Italia, Falcone, rinuncia. Autonomia e diritti, Savastano, sì. Grazie Presidente, io solo brevissimamente per esprimere il mio voto favorevole a questa pratica. Diciamo che stamattina abbiamo avuto qualche problemino, però sono cose che comunque capitano, possono capitare nelle commissioni, e la relazione dell'assessore è stata abbastanza esaustiva in funzione di questa legge dello Stato che ci dà la possibilità di poter, come dire, rinegoziare questi debiti con la Cassa Depositi e Prestiti, che ci produrrà un risparmio alle casse del Comune di Cosenza. Quindi esprimo voto favorevole alla pratica. Grazie. Scopelliti, Presidente Quintieri, rinuncia. Popolare Liberale, Fuoco, rinuncia. PDL, Di Nardo, assente. UDC, Cito, rinuncia. Gruppo Misto, Bartolomeo, rinuncia. Bartolomeo, prego. Signor Presidente, solo un minuto per ovviamente annunciare il nostro voto favorevole, come abbiamo fatto del resto stamattina in commissione. Ovviamente il vice sindaco ha già espresso le motivazioni e la bontà della pratica, che ovviamente non può che non essere da tutte le forze politiche approvata, per cui anzi mi fa molto piacere che vedo i colleghi dell'opposizione che all'unanimità credo che sarà votata questa pratica, e di questo ovviamente ne sono certo, ne sono contento. Noi votiamo a favore, l'abbiamo fatto già stamattina, lo facciamo anche adesso. Grazie.
PSE, consigliere Mazzuca è assente, Mario Chiudo sindaco Comodaro rinuncia, Partito Democratico Ambrogio rinuncia, Forza Italia, consigliere Spataro rinuncia. A questo punto possiamo passare alla votazione della pratica rinegoziazione dei prestiti ordinari della Cassa Depositi e Prestiti. Chi vota a favore? Chi si astiene? Chi vota contro? All'unanimità. Votiamo ora anche l'immediata esecutività della proposta. Chi vota a favore? Chi si astiene? Chi vota contro? All'unanimità. Quindi è approvata anche l'immediata esecutività. Non essendovi altri punti all'ordine del giorno, la seduta è sciolta.